Dopo 12 giornate la Marignanese Cattolica 1923 ha ottenuto il secondo un Rai stagione a farne le spese il Sasso Marconi che a domicilio è stato travolto dalla prova brillante degli uomini di Simone Lilli che si sono imposti con risultato di 1-3 Mellonghi da calcio piazzato e Garavini con la doppietta i protagonisti del match una vittoria che rilancia il giallorossi in classifica a quota 10 punti anche se allo stato attuale si rimane ancora in zona rossa tra gli 11 titolari segnaliamo l'ottima prova dell'ex Forlì Pollini che aveva avuto modo di debuttare a gara in corsa già la volta prima al Calbi con i Mezzolara, mentre debutto assoluto tra i pali per l'ex Genova Faccioli, da segnalare che l'organico è stato perfezionato dall'arrivo del difensore centrale Mohamed Camara, ufficializzato proprio nella giornata odierna, di cui sentiremo le prime dichiarazioni ufficiali alla fine di questa puntata. La squadra di Simone Lilli, dopo i successi esterni a San Mauro e a Sasso Marconi, è ora chiamata a sfatare i tabù Calbi. Domenica la porta si presenterà il Super Quotato Prato e in vista di questa gara e di quella passata abbiamo l'umore dei protagonisti ad iniziare dal tecnico Simone Lilli intervistato dal nostro Roberto Gabellini. Mister Lilli, oggi si fanno le prove generali per la partita assai difficile col Prato. Il prato qui del Calbi è molto, molto verde, molto ben attrezzato, quindi bisogna solo mettere le trappole. Eh sì, però con, con questo tappeto così, così liscio le trappole si vedono, si vedono subito, quindi bisogna metterle bene veramente. E, ma domenica cioè ci stiamo godendo ancora la, la, la prestazione di domenica scorsa, i tre punti. E, da oggi un pochettino è passata questa sensazione che era un pochino di tempo che non, che non provavamo, stiamo è due giorni che stiamo lavorando bene, è chiaro che sappiamo benissimo che la vittoria di domenica rimane tale se non, non gli dai continuità e, e quindi noi faremo di tutto per cercare di dare continuità ai nostri risultati. Per, perché lo impone sicuramente il gioco del calcio e, soprattutto, perché lo impone la nostra, la nostra classifica. E quindi non possiamo stare a guardare, guardare che affrontiamo anche perché. Essendo in questa classifica qui, quelli che affronteremo saranno tutti davanti a noi. Quindi o che vogliono vincere il campionato, o che si vogliono salvare, non possiamo fare questi discorsi qui. Sarà una battaglia tutte le domeniche, tutti i mercoledì, eccetera. Qui certo. si giocherà ininterrottamente, mattina, sera e notte. Eh, certo, ma è così, quindi è inutile pensare... A affasciarsi la testa prima di essersela rotta, siamo consapevoli che domenica giochiamo contro una squadra dichiaratamente fatta per, per vincere il campionato, proprio l'hanno dichiarato tante volte lo continuano a dichiarare non solo a parole ma con i fatti perché stanno prendendo sempre, sempre giocatori anche di un certo spessore e di un certo livello, quindi eh, alle volte basta le azioni fanno capire che cosa uno vuole fare, no? eh, lo sappiamo però d'altronde eh, noi abbiamo Abbiamo 10 punti, quindi bisogna che diamo continuità a non solo alle prestazioni, che quelle più o meno non sono mai mancate, ma soprattutto ai risultati. Tu hai gli uomini a tutti a, tutti a disposizione oppure ancora c'è qualcuno infortunato? Ma abbiamo, vabbè, Gioia in che non, ancora non è pronto e abbiamo ancora Go che. È... E deve fare un'ecografia di controllo e spero e mi auguro che dalla prossima settimana sia per lui, per lui come perché è un mese che è fuori e è per noi ci venga a dare una mano quindi questi due sicuramente non li ho e poi sai da qui a domenica ancora è lunga però ad oggi li ho tutti insomma li ho tutti a disposizione sono arrivati un portiere e un difensore mi sembra che ora la rosa sia quasi al completo sì, era quello che insomma, come obiettivi, no? guardando queste partite, queste partite, si era discusso con la società. È arrivato un portiere del 98, un difensore del 97, e quindi credo che ormai siamo, siamo diciamo, a posto. Eh, insomma, e dobbiamo, con, questi, con, tutti, con lo staff, con tutti i giocatori, con la società dobbiamo lavorare ogni giorno per centrare il nostro obiettivo. Primo anno di Serie D, per te un'esperienza nuova. Come ti stai trovando qui a San Giovanni Marignano Cattolica, anche e soprattutto con il nuovo direttore sportivo, il responsabile dell'area dell tecnica di Rino Danielli? Ma eh, allora, per quanto riguarda la mia esperienza devo dire che si è fatto uno scalino in più e, e come tale... Eh, come, eh, già, come diciamo, aumento di scalino, ci sono stati aumenti di, eh, di difficoltà, aumenti di situazioni, già solo il fatto che ci alleniamo sei volte piuttosto che quattro già lo, la, la dice lunga, però allenarsi in questi impianti, abbiamo a disposizione il campo in erba di Marignano, abbiamo a disposizione qui un impianto qui a Cattolica che è, è meraviglioso, e abbiamo un direttore sportivo che è 15-20 anni che fa questo, questo mestiere, questo mestiere. E i ruoli sono ben definiti, abbiamo una, una proprietà ed una persona che rappresenta la proprietà molto presente, e la società dell'anno scorso, Cervellieri con tutto il suo staff, e il suo entourage sempre presenti. Quindi, per quanto mi riguarda, per essere la mia prima esperienza, non posso chiedere di meglio. Eh, si tratta solo di lavorare, di, di andare a di continuare così e, e sono convinto che poi, come dico sempre ormai da agosto, che con il lavoro poi dopo le cose vengono fuori. Dopo il tecnico Simone Lilli è la volta del debuttante Diego Faccioli, il portiere individuato per sostituire Piai. Diego, ben arrivato a Marignanese Cattolica, quindi oggi siamo a Cattolica. Il tuo esordio a Sasso Marconi è stato estremamente positivo, quindi ti stai presentando come meglio non si poteva. Sì, grazie mille, sono molto contento di essere qua e anche di aver partecipato a questa vittoria molto importante per noi e per il nostro obiettivo quindi sono molto molto felice e soddisfatto come ti sei trovato con i compagni eccetera tu, mi sembra che tu sia un ragazzo estremamente aperto sei stato colto bene sì sì molto bene il gruppo è un gruppo molto solido e fatto di bravi ragazzi quindi sono contento, mi hanno accolto tutti benissimo, dal mister al direttore, al mister dei portieri, tutti quanti, quindi soprattutto i compagni. Quindi, e la competizione con gli altri portieri? Beh certo, quella è giusta, è una competizione sana, quindi è giusto che ci sia per migliorarsi l'un l'altro. Questo Cattolica non solo si salverà ma deve dare qualche soddisfazione alla tifoseria? Certo, soddisfazione sia alla tifoseria che a noi stessi ovviamente per il lavoro che stiamo facendo, che il mister ci sta facendo fare. Quindi sicuramente il nostro obiettivo appunto è quello di salvarsi il prima possibile e poi dare anche delle soddisfazioni. Il Prato è un osso duro, quindi una partita estremamente importante che va affrontata con la massima determinazione e entusiasmo. Sicuramente è una partita molto tosta, però noi ci stiamo preparando bene, quindi affronteremo il Prato con la giusta cattiveria e convinzione. Diego, cioè, presentaci un po' il, il tuo personaggio, un portiere, quelle che sono state le tue tappe. Allora, in ehm, poche parole, ho fatto tutte quanto le trafili nel Genoa, fino all'ultimo anno di primavera, facendo anche sei mesi alla primavera del Carpi. Poi sono uscito da lì ho fatto un anno in Serie D alla Pro Sesto a Milano. Poi sono passato a Lentigione sempre in Serie D e l'anno scorso ero ad Arzignano in, in Lega Pro. Ecco, tu pensi che questa squadra meriti questa quartultima posizione oppure ha la possibilità di crescere e dare, come dicevamo prima, delle soddisfazioni alla tiposeria di San Giovanni Marignano e Cattolica? Assolutamente no, non meritiamo questo posto anche dal poco diciamo che sono stato qua, che ho visto i hm, giocatori sono validi, siamo tutti quanti, secondo me siamo una squadra non da quarto ultimo posto ma da almeno metà classifica e quindi speriamo che, questi, che ci girino un po' di più gli episodi in questo periodo e di far bene. Ci vuole molta autostima. Certamente autostima e convinzione in se stessi e soprattutto cattiveria, tanta cattiveria. A centrocampo si è messo in luce il classe 2000 Mattia Pollini, arrivato dal Forlì, il quale aveva già debuttato sette giorni prima, ma Sasso Marconi è risultato tra i migliori in campo. Pollini, sei appena arrivato diciamo da una decina di giorni qui a Cattolica. Presentati. Sì, sono, sono arrivato qui da Forlì e da sì, una decina di giorni. E mi sto trovando molto bene col gruppo, un gruppo sano, composto da tutti i bravi ragazzi. E sono un centrocampista centrale, preferisco giocare davanti alla difesa, però mi adatto a, anche a fare la mezzala. Niente, so, sto bene. Di te a Forlì si dice un gran bene e, e so che domenica scorsa hai fatto un partitone, perché sia la detto stampa del Forlì, la Veronica, che eh, il nostro direttore sportivo Rino Danielli si sono fatti i complimenti a vicenda perché tu qua hai dimostrato di avere quel quid in più che serviva al cattolico marignanese. Sì, ho fatto, dai, ho giocato abbastanza bene, ho dato una mano al, alla squadra per, per raggiungere la vittoria e sono contento delle belle parole, però la strada è ancora lunga, dobbiamo riuscire a salvarsi il prima possibile per, perché il gruppo se lo merda e niente, sono felice. Ecco, eh, tu hai già detto che preferisci giocare davanti alla difesa, sì. però sei anche una mezzala, quindi arrivi anche alla conclusione se capita oppure eh, la tua vena del gol eh, è un po' più difficile da trovare. Non ho fatto tantissimi gol fino adesso, però se capita, se capita l'occasione sono sicuro che farò gol. Ecco, ti stai trovando bene qui a Cattolica? Molto bene, sì, sì, mi sto trovando molto bene, buono staff, buon gruppo e sono, sono contento di essere qui. Bene, tutti i complimenti che ti hanno fatto e continueremo a farli se giochi così, devono dare una mano a questa squadra per arrivare a, a posizioni di classifica migliori di quelle attuali. Sì, assolutamente, bisogna, bisogna dare continuità ai risultati, domenica avremo una partita col Prato è difficile perché sono, sono una buona squadra, però sono sicuro che renderemo cara la pelle e faremo una gran partita. Rino Danielli, responsabile dell'area tecnica, ci parla del morale ritrovato e del perfezionamento dell'organico con gli acquisti ottenuti nel mercato di riparazione. Rino Danielli, dopo il bel successo di Sasso Marconi, ora il cattolica marignanese, è chiamato ad una partita estremamente difficile. Il Prato che non nasconde le sue ambizioni di successo. Il Prato una squadra che è stata costruita per, uh, per vincere il campionato, quindi ovviamente hanno dei, dei giocatori di grandissima qualità per la categoria e qualcuno anche di categoria superiore. Conosco bene il direttore, abbiamo fatto il corso insieme a Coverciano, quindi so che, che lui sfrutta al massimo il budget che ha a disposizione, che ovviamente è un budget che è diverso dal nostro, e, però come ho sempre detto e mi ripeto, noi siamo una squadra di qualità, che pian piano sta crescendo, che sta prendendo fiducia nei propri mezzi. E ovviamente i valori in campo saranno diversi, ma sono convinto che, che qui se giochiamo come domenica farà fatica a tutti, tutti. Questa è la cosa importante, poi avete completato la rosa con questi due nuovi innesti, il difensore centrocampista Polini e il portiere. Abbiamo completato la rosa per ora, anche se ovviamente il mercato dura fino a fine, fine febbraio, quindi secondo me siamo una buona una compagine per quelli che sono ovviamente i nostri obiettivi. Eh, nulla ci vieta a comunque tener, a guardarci intorno e a tenerci sempre no, eh, con, con l'attenzione pronta a, a eventualmente a sfruttare qualche occasione. Però direi che con questi due tre trennesti che abbiamo fatto possiamo essere dai sereni, sereni almeno per adesso. Pensavamo che oggi tu non, non ci fossi, che tu fossi in America per la presentazione del nuovo presidente. Mm. No, in America spero di andarci il prima possibile ovviamente perché eh, dire, il posto è bello, abbiamo, abbiamo il, il patrono che, che è americano, che ci tiene molto. Quindi no, no, io devo stare qui a Cattolica perché c'è da lavorare, perché questa, questa vittoria eh, di Sasso Marconi non deve, non deve farci fare i voli pindarici, noi dobbiamo continuare a lavorare sodo, giorno, giorno dopo giorno, perché l'errore che possiamo fare è quello di, di, di pensare di essere arrivati. Noi il, mercato è ancora, il, mercato, il campionato è ancora lungo e quindi noi dobbiamo, dobbiamo continuare a, fa, a far bene e, e, e a lavorare sodo. Non ti chiedo un pronostico, ma domenica bisognerà vendere cara la pelle, cioè bisogna fare in modo di rendere la vita difficile ai toscani. Beh, loro ovviamente vengono qua perché mh, cercano di. di, di di non ripetere la prestazione che hanno fatto in casa nel derby con, col Pro Livorno, quindi ci aspettiamo una, una, squadra, una squadra determinata, noi però cerchiamo di essere più determinati di loro perché vogliamo a tutti i costi fare il primo risultato utile in casa e quindi faremo secondo me una, una grande partita. E se è vero che non c'è due senza tre, dopo aver sentito i primi due volti nuovi, è la volta dell'ultimo arrivato, Mohamed Camarà, proveniente dal Campagnola ma con un passato tra le file di Correggese e Mantova, difensore bravo nell'uno contro uno e in fase di marcatura. Camarà, eh, finalmente sei arrivata cattolica, ci sono state un po' di peripezie. Sì, sì eh, ora sono arrivato arrivata cattolica, sono molto contento. E in questa squadra eh, volevo mettere in mostra, mi piacerebbe in mostra e dare tutto quello che so per, per questo colore. Ecco, abbiamo visto gli allenamenti che tu hai fatto, eccetera. Sei un mastino, quindi sei un difensore che aggredisce l'avversario eh, con, con impeto. Sì, eh, da quando ero piccolo, ero, ero, ero così, quindi io sono un difensore con la marcatura, quindi sono le mie qualità e so che devo lavorare anche su tante cose e ora sto imparando e sono, sono molto contento. La, la tua speranza è di salire, di crescere? Sì, è, quello è, è il mio obiettivo, è crescere, lavorare sempre e ascoltare i consigli più grandi. Con la collaborazione di Romagna Sport vediamo il tredicesimo turno in programma domenica 24 gennaio. Queste le sfide, Aglianese, Sasso Marconi, Bagnolese, Rimini, Corticella, Lentigione, Fiorenzola, Forte Querceta, Forlì, Pro Livorno, Marignanese, Prato, Progresso, Correggese, San Maurese, Ghivizzano, Seravezza, Mezzolana. L'undicesimo appuntamento del report inerente alla Marignanese Cattolica 1923 termina qui. A risentirci fra sette giorni.